Allora, ciao ragazzi, siamo di nuovo qui con la mia bimba che mi aiuta, vero? Oggi? Sì. Allora, qui abbiamo la nuova bicicletta che mi sono la nuova bici comprato che circa andiamo, un mesetto fa. Che abbiamo detto, siamo detto prima. Sì, bravissimo, abbiamo detto prima. È l'RC520 della Decathlon. E poi... Perché ho deciso di prendere questa poi qui? Poi abbiamo girato in tutte... Abbiamo girato da tutte le parti, sì. Ormai bene. Allora, con questa bicicletta ho già fatto quasi 1000 km con la bimba dietro attaccata col suo seggiolino. E ho deciso di prendere questa bici qua per una semplice motivazione. Sì. Non sono una persona super esigente, no, perché no. Non sono un pro, vero? Non siamo un pro. Sì. Mi piace andare in giro in bici, ma vabbè, c'ho la mia bici da corsa professionale che è lì con il telaio in carbonio. Però volevo un mezzo con il telaio robusto. Bravissima, col telaio robusto. L'unica esigenza che avevo era il cambio Shimano 105. Sì. Voi adesso mi direte, ma sì, ma il modello RC della Decathlon non ha il cambio completo del Shimano, ma io lo so benissimo che non ha il cambio Shimano 105. Infatti ho comprato alcuni accessori. Abbiamo comprato un quattro. Poi vi ci sarà un video dedicato che vi spiegherà il motivo. Allora, la bici Shimano 150. Aspetta. La bici della Decathlon RC520 nasce con un cambio, diciamo, Shimano 105. Il problema è che non ha il completo della Shimano 105, infatti ha delle alla guarnitura che non è Shimano 105. Ha la cassetta posteriore che non è alla Shimano cassetta. 105 non ha i freni Shimano 105 e vari altri accessori, quindi ho deciso di comprare questo, la guarnitura Shimano 105 7000, che è questo qui, per alleggerire un po' la bicicletta. Sì, ci sono i vari accessori che lo andremo a montare adesso con la bimba. Ho deciso di prendere la cassetta posteriore Shimano 105, ma la andrò a montare su una ruota nuova che mi deve arrivare, infatti non la monterò oggi. Ho preso la catena Shimano 105 che la vendono solamente sulla Shimano in titanio, non in acciaio. Ho preso la catena in titanio della 105 che la vendono solamente sul loro sito e non da altri rivenditori, perché è un pezzo speciale. Ho preso il movimento centrale, però non della 105 ma dell'Ultrega, perché era molto più leggero. Ma però quando lo montiamo quello? E lo montiamo oggi. E poi beh, grasso, lubrificante e tutto. E in più ho cambiato il manubrio che l'ho preso in carbonio, che è questo qua. Tutto per rendere la bicicletta un pochino più leggera. Mi direte, forse è inutile, forse no, ma però... E poi era scomodissima perché era molto stretta. Sì, era più stretta perché ho dovuto prendere, per la mia altezza di 1,70 m, 1,72 m, ho dovuto prendere la taglia S. La taglia S è la misura migliore per la mia altezza. L'unica cosa che, avendo le spalle un pochino larghe, perché avendo fatto palestra così... E poi... Con questa bici non mi tocca neanche i piedi. Sì, va bene, col tuo selino non tocca i piedi. C'è il manubrio troppo stretto nel modello S. Perché è una misura 40. Prima. E invece ho preso il 44, che il va bene 44. Per le mie spalle. L'ho preso in carbonio, che pesa la metà. E poi non c'aveva neanche le mani grandi e allora non ci stava. Bravissima. E poi cos'è che ho preso? Ah, vabbè, ho preso anche il nastro che io mi sono trovato molto bene con questo montiamo? Qui e questo non lo so se riusciamo a montarlo oggi. Comunque ci proviamo, sempre in effetto carbonio, che l'ho montato sulla bicicletta da corsa professionale e mi sono trovato bene quest'estate. Poi vabbè, ho i copertoni da montare nuovi che mi devono arrivare e varie cose. Comunque oggi iniziamo a montare la guarnitura centrale con la bimba. Papà, questa è una ruota. Quella è la ruota per i rulli. Rossa però. Sì, rossa per i rulli, che l'abbiamo fatta vedere prima. E oggi la facciamo. E quindi iniziamo a modificare la bicicletta oggi, vero? Sì! Allora, ci mettiamo i guantini di protezione, perché così evitiamo di sporcarci con il grasso della catena, che io lo tengo sempre abbastanza unto, così... So che dura di più. Montiamo il gancio rapido, lo allentiamo bene. Che ci fa molto fatica. Sganciamo il supporto.
Ecco qua la gomma. Ecco qua la gomma. Più indietro, se no loro non vedono. Questa gomma. Avevo già tolto via il tappino. Andiamo a soffiare. Prendi le forbici, Sofia, che sono là in fondo nel cassetto. Quale cassetto? Dove c'ho tutta la roba delle bibbe. Primo cassetto di là, ci sono le forbici. Allora, una volta che avete sgonfiato la gomma, appoggiamo senza danneggiare la corona e così via. C'ho tutti gli attrezzi qua dentro, mi ero dimenticato di tirarli fuori. Usate gli sganci diciamo questi scalpellini in plastica, così evitate di rovinare la camera d'aria. Ne andate a incastrare almeno due. Non li trovo qua. Adesso lo trovi, vengo a prenderlo io. Allora. Come fai? Non metterti davanti alla videocamera, se no non vedono niente. Già con due, spostati indietro. Vedi indietro. Dopo. Allora, già con due leve. Facciamo così. Come allora, fa? Già con due leve riuscite a togliere il primo pezzo. Primo pezzo. Incastrate. Andate a mettere la terza leva, che poi vabbè adesso l'ho tolta, le altre per comodità mia. Andiamo a infilare il terzo supporto, che è qui. Fate leva, ok, poi scorrete e avete sfilato la guarnitura, la camera d'aria da un lato. Fate la stessa cosa dall'altro lato, no, spingendo un pochino, andate a rimettere su. Avevo sentito che questi cerchioni erano un po' problematici con queste camere d'aria, con questi copertoni, ma non ci volevo credere, invece avevano ragione. Avevano ragione. Non si toglie più. Allora facciamo così. Togliete via la camera d'aria, così evitate di romperla. Come sta facendo papà? Ok, rimettete il supporto all'interno, fate forza e smontate il copertone. Come fai? Ok, ma perché ancora non è sgonfio? Adesso prendiamo questo vuoto, il copertone, per fare allenamento sui rulli. Ma tu lo fai oggi l'allenamento? Questo è il copertone, sì, per l'allenamento sui rulli. È una misura un pochino più piccola perché fa solamente il 25. Io lo sopra avevo montato il 28. Nelle ruote nuove che mi dovranno arrivare in questi giorni, ancora non mi sono arrivate. Che non mi sono ancora arrivati, ho deciso di prendere i 30. Sarà che è un azzardo, perché io sono abituato alla bici da corsa a usare sempre i 25. Sì, ok, il verso è messo così, avete la freccia qui a lato, sì, la freccia va verso, va verso davanti sempre, quindi ricordatevi che il frenadisco è nella parte sinistra e quindi il copertone va messo così. Mettilo sopra. Mettiamo, perché così è pronta per i rulli, visto che intanto arrivano domani le gomme e i cerchi nuovi. Niente, riusciamo a montarli, perché ho capito che sono duri come i sassi. Aspetta, Sofia. Sono duri come i sassi. Sì, sono duri come i sassi. Sempre avevano ragione. Ah, io avevo letto alcuni commenti che dicevano: boh, che non si riescono a infilare, sono duri come sassi. Infatti avevano ragione. Allora, però noi abbiamo pazienza, vero? Abbiamo pazienza. Sposta il tempo della videocamera, se no non si vede nulla.
Non mettere le mani che ti schiacci. Tu ce la fai? Sì, ce la faccio piano piano. Piano piano ce la facciamo. Ce l'hai fatta? Allora, tallonate il copertone da questo lato di qua. Come fa papà? Che si mette in ginocchio? Spostati un attimo, così. Andate a mettere il supporto. Come abbiamo visto? Sono veramente durissimi questi. Questi cosi. Questi copertoni. Quindi bisogna che fate veramente molta forza. No, veramente molta pazienza. Pazienza, ma molta forza anche ci vuole. Sì. Pazienza, non ti arrabbiate con questi copertoni. Allora, se devo essere sincero, avrei lasciato gli originali su. Tanto non, con le ruote nuove e quelli non originali non le vado a rimontare. Però ho pensato che gli originali, che hanno la misura... Molta della... pazienza, ma proprio. Hanno la stessa misura, identica, di quelli che monta mia moglie sulla sua bicicletta. Vado a montarli quasi quasi nella sua, perché e sono più nuovi, però se sapevo così devo essere più, non l'avrei cambiati, sono veramente duri, duri come dei sassi se si comprano. Sono duri come te bacio. Che quasi non erano duri così di quelle gomme che c'erano addosso, erano più morbidi di quella. Non qua, ragazzi. Oh, ce l'ho fatta. Io le gonfio sempre col compressore. Allora, ho il supporto adattatore, che è andato a vitare. Potete andate trovare a vitare come fa. Anche su Amazon ha un prezzo veramente molto irrisorio. E trovato questo cavolo di fico. Andiamo a vedere se fallo. Stava per scoppiare. E ricaricare la batteria. Ho fatto. Ciao, come? Voi non volete fare? Sembra che si sono tallonati bene. Allora, se non doveste riuscire a tallonare bene, vi consiglio di mettere un po' di sapone e andarla a tallonare in maniera più corretta. La pressione, la pressione giusta. Andiamo a rimontare, così abbiamo già fatto metà dell'opera. Allora. Se non volete perdere queste cose, almeno mettete in una scatola. Capito? Mettete in una scatola e basta. Non ce la fai più. Più. Ok. La gomma è andata. La gomma è andata, l'abbiamo tallonata bene, l'abbiamo montata e adesso possiamo andarla a montare sul rullo. Però prima cambiamo la guarnitura centrale e ci andiamo a montare quella della 105. Così abbiamo anche la guarnitura più leggera. Andiamo a montare i pedali apposta per la bicicletta da corsa, che però io monto quelli da mountain bike e da Shimano perché mi trovo meglio. E poi arriveranno gli altri accessori. La prossima modifica da fare sarà il manubrio. Andiamo a montare quello in carbonio. E ferma, se non mi fai male. La cassetta non la vado a montare in questa qua, perché quella dell'allenamento lascio, quella della micro shift, che non mi interessa nulla. E nella gomma, nel copertone che arriverà della Fulcrum, che ho preso Racing 5, che è molto leggero. E andrò a montare la cassetta della Shimano. Infatti, 105. E poi vabbè, qua adesso vedete che ho montato un cavalletto, per il motivo che portando dietro la bimba col supporto mi è comodo per farla salire. Così. Però appena la bimba non potrà più salire per il peso, il cavalletto lo andrò a togliere, perché è stata una modifica che ho fatto nel telaio. E poi questo serve per bloccarlo. Sì, per bloccare la bimba. Un saluto e ci vediamo al prossimo video, che proviamo a montare il movimento centrale e la guarnitura. Ciao! Ciao!